Ciao, buongiorno a tutti, sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. E anche oggi, sabato 16 gennaio, una piccola rassegna dei titoli che così abbiamo pubblicato e li leggiamo insieme. E ricordo sempre, per tutti coloro che hanno piacere di approfondire le notizie, possono collegarsi su notizienonclick.com e andare a cliccare dove vuole. Grazie ancora di tutto per quanto riguarda l'attenzione che dedicate sia come lettori all'interno del nostro portale online, sia a livello social, che grazie alle condivisioni dei nostri influencer riuscite a visualizzare e quindi anche condividere le nostre notizie e anche qua su YouTube la possibilità di crescere piano 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 e andare a visionare e vedere i nostri video. Calci e pugni in faccia a un tredicenne, la madre sta malissimo. Terra dei fuochi per quanto riguarda l'ambiente, nel piano 2021 più controlli e rafforzamento dei presidi fissi. Spettacolo Lady Gaga canterà l'inaugurazione di Biden. Salute, Rizzotti, Forza Italia, Covid verità sul piano pandemico. Palestina, buone notizie, elezioni vicine. Torniamo a casa nostra, Abruzzo, nuove aree commerciali. No grazie, Bonetti lavorerò ancora per il mio territorio. Sport, Formula 1 Ferrari, Charles Leclerc positivo al Covid. Tennis, l'impresa di Fran Jones qualificata agli Australian Open. Un errore per non avere un assessore allo sport. Animali al via a Savona, il primo corso italiano per avvistatori di balene. Chi l'ha presa a calci dal suo padrone? Non ci sono parole. Passiamo alla cultura che è meglio, va. La serenità interiore mi ha favorito nella stesura del libro La cultura riflette. All'origine della nostra civiltà, i ruderi della chiesa di San Clemente. Siamo in Liguria. Educazione finanziaria, il nostro amico Beppe, ricordiamo il pezzo tratto dal lessico finanziario, aumento di capitale, scritto appunto da Beppe Ghisolfi. Patrimoni di famiglia nell'era post-Covid. Oggi nasceva Vittorio Alfieri, poeta italiano, ed era nato nel 1749 e morto l'8 ottobre a soli 54 anni. Arturo Toscanini, direttore d'orchestra nato il 25 marzo a Parma del 1867 e morto il 16 gennaio a 89 anni. E facciamo gli auguri di compleanno a Kate Moss, top model che oggi compie 47 anni. Pensieri in un clic. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li farà arrabbiare di più. Oscar Wilde. Albert Einstein dice: ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo, l'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Martin Luther King Jr., un'ingiustizia commessa in un solo luogo è una minaccia per la giustizia in ogni luogo. E con questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Loredana, ciao ciao!